No. Buongiorno a tutti, bentornati sul canale e per chi è nuovo, benvenuto. Se vi va, ricordatevi di iscrivervi schiacciando il tastino rosso qui sotto e di attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video. Cosa faremo oggi? Oggi andremo a ricreare questo make-up assieme. È un make-up classico, natalizio, dei toni caldi, con le labbra rosse, ma voglio cercare di ricrearlo in circa un quarto d'ora. Proprio perché so benissimo che in questo periodo abbiamo tante cene, tanti pranzi, incontri con amici, parenti, ma spesso manca il tempo per prepararsi con calma, perché magari si lavora, abbiamo tanti impegni, però ci teniamo ad essere in ordine ed apparire al meglio di noi. E dunque voglio mostrarvi quelli che sono i miei prodotti on the go, quei prodotti che vado a pescare quando veramente nei minuti contati, quindi ciò di cui mi fido veramente, ma anche ad esempio la Decali Contour è uno di quei prodotti che vado a prendere perché qua ho tutto ciò che mi serve e non devo stare a pescare nella mia makeup collection prodotti e prodottini vari. Vi faccio vedere anche una novità, una chicca, che sono questi ombretti in stick di Laura Mercier. Io li ho ordinati su Look Fantastic, sono tutti colori molto naturali, abbiamo uno champagnino, un bronzo, che sono quelli che ho usato io oggi, due colori un pochino più scuri, un po' più intensi, ma molto portabili. Vi consiglio caldamente questo kit perché vi farò vedere nel video, in un attimo avrete un colore molto molto pieno, sono super riflettenti, molto d'effetto, ma facilissimi da utilizzare. Detto questo, bando alle ciance, io vi lascio al video e ci vediamo alla fine per i saluti finali. Ok, presto che tardi, come dico sempre, partiamo dal primer, anche se siamo di corsa, soprattutto in un'occasione come questa di festa, non voglio rinunciare all'illuminante, cioè, o meglio, a una pelle bella, rimpolpata e luminosa, e quindi vado subito col mio primer di Becca e lo stendo su tutto il viso, come sono solita fare. Mi dà un leggero effetto blur ai pori, leviga leggermente la pelle, quanto basta. E come sapete, il mio primer preferito non per niente, proprio perché mi dà questa leggera luminosità, ma non mi fa lucidare più del dovuto. E questo è fatto. Poi prendo il primer occhi, perché anche a questo non posso rinunciare, specialmente oggi, questa sera, voglio che il trucco duri per ore, bello, intenso, e soprattutto che non vada nelle pieghette. Quelli che per tanti potrebbero essere degli step trascurabili, per me non lo sono affatto, perché solo avendo una bella base poi i prodotti al di sopra performano e ci danno un buon risultato. Altrimenti, se non abbiamo una bella pelle idratata al di sotto, una bella skin care, un contorno occhi idratato, e anche il primer è importante proprio per questo. Poi naturalmente ognuno lo deve scegliere in base alle sue esigenze, quindi se avrò una pelle grassa, magari con pori dilatati, non sceglierò lo stesso primer di una persona magari âgée, che non ha imperfezioni, ha una pelle super secca e segnata. Ecco, questo più o meno è quanto. Vado subito col fondo Born This Way nella colorazione nude, che ormai sta finendo. E lo uso sia perché, come vi ho già detto tante volte, lo voglio finire, ma poi perché mi piace tantissimo il risultato che dà. È un fondo al quale bisogna dare qualche minuto prima di valutarlo, perché deve settarsi, fondersi con la pelle, ma una volta che fatto questo diventa meraviglioso, fa proprio effetto filtro di Instagram. È un fondo che a me è piaciuto tanto. All'inizio lo usavo proprio solo nelle occasioni, poi ho iniziato ad utilizzarlo con un po' più di frequenza, anche perché è inutile lasciare prodotti che ci piacciono nel cassetto a marcire. L'ho capito tardi, ma l'ho capito. Tendevo prima, soprattutto da ragazzina, a fare così, e anche adesso per certi versi, in certe cose, non sempre, ma ogni tanto lo faccio. Se mi mette a fuoco, procediamo.
Ok, non voleva assolutamente mettermi a fuoco. E vi dicevo che tenevo tutte le cose belle, che fosse il rossetto, che mi piaceva, il fondo, ma anche cibo, no? Magari, non lo so, compravo qualcosa di particolare, magari in vacanza, me lo tenevo lì, col risultato che poi lo mangiavo, che non era più buono o comunque al top. E adesso sto cercando di smussare un po' questa abitudine, questo lato del mio carattere. Ci sto riuscendo, devo dire, abbastanza bene. Vedete che utilizzo quotidianamente i fondi che mi piacciono, i rossetti, tutti i prodottini, diciamo, che ritengo essere migliori. Ora, come contorno occhi, vado a fare un mix di questi due colori di Nabla, Ivory e Cream Beige. Sapete che sono colori che non utilizzo nella quotidianità per andare a lavoro, prediligo correttori molto leggeri dalla coprenza media. Questi full coverage mi piacciono quando faccio la full face, quindi nelle occasioni particolari, e questa la è. Quindi vado a mettere cream beige, che è un po' più aranciato, sempre pulendo prima lo scovolino, quindi in quantità molto ridotte all'angolo interno. Invece ivory qua, diciamo, sul resto dell'occhiaia lo tampono, ma proprio in quantità infinitesimali. Sporco giusto il contorno occhi, vado con la stessa spugnetta di prima, la giro e vado a picchiettare, lo porto anche su perché in questo modo va a uniformarmi la palpebra, avendo delle venuzze, me le va a eliminare. E dico, guardate, wow, cioè fa proprio un effetto lifting. Sono correttori meravigliosi, però se li utilizzo con una base tanto tanto leggera come faccio di solito, al mattino, tante volte utilizzo addirittura solo il fondo in polvere, farebbe un brutto effetto, perché farebbe effetto panda al contrario. Invece, se ho una base un po' più presente come oggi, sono bellissimi. Non li consiglio, però, tuttavia, a chi ha una pelle, soprattutto nel contorno occhi, molto secca, a chi ha un contorno occhi molto segnato, perché potrebbero andare a evidenziare le secchezze e regalarvi qualche anno di più. Perché, ripeto, sono molto spessi, comunque sono correttori pastosi. E voilà. Adesso, come cipria, uso una cipria per tutte e due, perché abbiamo detto che siamo di corsa, quindi che vada bene sul contorno occhi, ma anche sul viso. Una cipria bella levigante, effetto wow, e utilizzo questa di Nabla nella versione light. Con il pennello sempre di Nabla, è il Big Powder Brush. Vado, parto prima da qua, cioè fa un effetto piallante in zona pori, e poi con il pennello ancora sporco vado verso l'esterno del viso, dove comunque ho meno bisogno. Se sentite del rumore, c'è anche Dani che si sta preparando. Siamo in ritardo tutti e due, quindi anche lui sta cercando di mettere il turbo. Stasera andiamo a cena con degli amici per farci gli auguri di Natale. Ieri abbiamo visto il mio gruppo storico, sono venuti qua a cena da noi, e oggi invece andiamo a cena fuori con il suo gruppo storico, e niente, così ci facciamo gli auguri e festeggiamo assieme. Oggi è tra l'altro sabato 21, sì, sabato. No, scusate, sabato 21 era ieri e abbiamo fatto la cena a casa appunto con i miei amici. Oggi è domenica 22 e andiamo a cena con la sua compagnia storica. Domani 23 mi vedrò con le mie amiche più care per una merenda, un tè, un dolcetto, ci scambieremo i regali, poi andrò in palestra. Mi sa l'ultima lezione in palestra del 2019. Perché poi il 24, 25, 26 la palestra è chiusa, mentre il 27 io e Dani partiamo per la Valle d'Aosta e rientriamo il 31 in tempo per festeggiare con i nostri amici, quindi addio palestra fino al 2020. Per le sopracciglia vado ad utilizzare questo mascara colorato di Anastasia Beverly Hills nella colorazione soft brown, perché mi permette in 2 secondi di riempire i buchetti, pettinare le sopracciglia, e allo stesso tempo me le fissa per bene e so che non si muoveranno per tutta la serata.
Fortunatamente io ho le ciglia abbastanza, le sopracciglia, scusate, vedete la differenza? Abbastanza folte e quindi non ho bisogno di ridisegnarle da capo con la matita e perciò in questo sono fortunata perché recupero qualche minuto. Con un prodotto del genere me la cavo facilmente. In passato usavo quello di Neve nella colorazione Roma Brown. Per curiosità ho voluto acquistare questo di Anastasia, che devo dire è molto valido, ma anche quello di Neve lo è altrettanto. E sinceramente, se dovessi riacquistarlo, preferirei supportare un brand italiano, quindi ricomprerei quello di Neve. Prima di passare agli occhi, prendo la mia amatissima Decali Contour messa nei ripescati dell'autunno, felicissima di averla fatta perché è rinato un amore. Prendo questa terra che è una terra fredda per fare un leggero contour. Guardate qua in un attimo. Sono polveri meravigliose, si sfumano da sole. L'unico difetto è che in cialda spolverano molto, molto molto. Però un po' come il discorso di Anastasia per quanto riguarda gli ombretti. Sì, in cialda spolverano, però sul viso poi non creano problemi, si sfumano in un battibaleno, sono belle pigmentate. Il problema sarebbe se facessero macchie in viso, ma questo non accade, anzi, sono polveri fantastiche, fantastiche. E la Decali Contour è ottima, è tra l'altro una di quelle che porto sicuramente volentieri in viaggio perché ho tutto qua dentro. Non devo stare a portare mille blush, terre, illuminanti e quant'altro. Poi prendo anche, sì, sempre con questo, un cicinin di quella calda per andare a riscaldare un pochino l'incarnato, ma giusto un pizzico perché comunque sono talmente tanto chiara che sennò apparirebbe finta come cosa. Ecco qua. Cioè che faccia un po' da blush, tra virgolette, bronzer e poi naturalmente vado anche dove ho applicato quella fredda per scolpire un pochino. Voilà. Adesso potrei prendere anche l'illuminante da qua, ma un po' troppo scuro per la media adesso, quindi vado con Ozun di Nabla, che è uno dei miei preferiti sicuramente del periodo. Non so se lo potete percepire dal video, ma è super super scavato perché lo applico sia su base quotidiana, guardate che bell'effetto, ma anche come in questo caso per le occasioni, perché dà un risultato d'effetto ma estremamente naturale. Vado poi sul nasino, arco di Cupido e altro zigomo. Questo pennello sarebbe un pennello per i blush, ma mi piace per applicarci Ozun perché lo diffonde molto molto bene. E poi col pennello, proprio con un po' di colore di prodotto, scusate, vado qua dalle sopracciglia. Mi piace tantissimo questo zic di illuminante qua sopra, mi sembra che mi alzi ancora di più. E poi invece riprendo la Decali Contour per il blush. Sapete che io lo metto sempre come terzo step perché amalgama i due precedenti. Non mi piace mettere l'illuminante per ultimo perché rischio di avere la strisciata, invece in questo modo no. Il blush è questo colore meraviglioso, un color carne intenso, molto molto bello, e lo vado ad applicare qua sulla pommette, poi col pennello sporco vado indietro e voilà. Poi preferisco sempre mettere un pochino meno prodotto e poi eventualmente abbondare un pochino di più. Stessa cosa la faccio di qua, voilà. Vado qua sulla pommette, sorridendo. E via, io direi che ci siamo, le guanciotte mi sembrano uguali, quindi vado poi con la terra fredda, prendo un pennellino da sfumatura che potrebbe essere questo di EcoTools, sì, scuoto l'eccesso e vado nella piega dell'occhio, ecco qua. Per dare un po' di profondità, guardate come cambia con un semplice step. Vado, mi concentro qua nella via esterna,
E poi sfumo. Sono polveri veramente versatilissime, meravigliose. Ecco qua. Scuoto anche in questo caso l'eccesso e vado di là. Ripeto, polverose ma d'effetto. Non farò tagli in questo video, così vi potete rendere conto del tempo che impiego per realizzare questo make-up, che vuole essere un make-up semplice ma d'effetto. Ok, voilà. Adesso, forse manca uno zig di qua. Bene, prendo il pezzo forte che è questo ombretto in stick di Laura Mercier. Questo è nella colorazione Copper. Vado e lo vado ad applicare su tutta la palpebra mobile. Guardate che intensità incredibile ha questo prodotto. Ora, a fine video vi voglio girare una clip, tra l'altro, per farvi vedere quanto sono resistenti questi ombretti. Mi spiego meglio. L'altro giorno ho fatto uno swatches di un altro colore sulla mano, poi mi sono lavata le mani col sapone, beh, non è andato via. Ho provato a sfregare con la spugna dei piatti, non è andato via, ho dovuto usare l'olio. Cioè, sono veramente dove li mettete, stanno e non vanno assolutamente nelle pieghe. Voglio dimostrarvelo facendovi vedere in una clip che farò, metterò dopo il video, quindi cercate di guardarlo fino alla fine, che non sto dicendo fesserie, ma è così. Questo è in mini taglia perché l'ho trovato in un kit che vi ho fatto vedere nel video haul. Prendo poi la colorazione più chiara che è Rose Gold. E la metto nell'angolo interno qua dal condotto lacrimale per aprire e illuminare un pochino di più lo sguardo. Voilà. Spero che si veda quanto sono belle questi matitoni, questi ombretti in crema. Sono veramente fotonici anche per andare a lavoro. Metto Barbarella Brown di Laura Mercier nella rima interna dell'occhio è morbidissimo questa matita, ma poi quando si fissa non la togliete più. Vado a prendere un pennello a penna e riprendo un po' di terra fredda di prima e vado a sfumare la matita marrone nella rima inferiore dell'occhio, nella palpebra inferiore, meglio forse. E voilà, questo è il risultato. Ora applico Gentleman di Mulac. Ora, come rossetto, potete decidere voi se mettere un nude, un rosso, quello che più vi piace. Certo, il rosso è il colore natalizio per eccellenza. Ora, io però vado a cena fuori. Non mi va di mettere un rossetto che ha bisogno di troppa definizione, di matita, o un rossetto liquido che poi potrebbe andare a sbavare, a sgretolare, potrebbe fare fatica a riapplicarlo, ma neanche di mettere un nude. Quindi opto per una formula di rossetto che è una delle mie preferite in assoluto. Io l'ho in più varianti colore e sono questi rossetti di Guerlain. Questa è la scatolina. Questa è nella colorazione 022 Red Bow Tea della linea La Petite Robe Noire. Tra l'altro hanno un profumo buonissimo questi prodotti perché ricordano la fragranza. Non sono colori pieni, ma sembrano un burro cacao molto pigmentato, quindi idratano bene le labbra, che è ottimo in questo periodo invernale di freddo intenso. Lasciano le labbra belle polpose, belle idratate, belle luminose, belle colorate, ma vanno via, sì, mangiando, ma tranquillamente, e poi in un battibaleno si riapplicano, quindi trovo che siano una delle formulazioni migliori. Vado a tamponarlo. Ecco qua il risultato. Io spero che vi piaccia, un bel rosso vibrante, acceso, e alla fine, in meno di 20 minuti, abbiamo realizzato questo, che è comunque un total look con tanto di primer, sopracciglia, terra fredda, terra calda e quant'altro. E considerate che comunque
Ho chiacchierato con voi nel mentre lo facevo, dicendovi i nomi dei prodotti e raccontandovi qualcosina di me. Se l'avessi fatto in silenzio, sono sicura che in un quarto d'ora me la sarei cavata. E sono molto contenta di esserci riuscita, togliendo l'intro naturalmente. Adesso vado a mettere anche il profumo con voi. Metto sempre un profumo alla vaniglia, ma diversamente da quello di Serge Lutin che vi ho mostrato l'altra volta, questo di The Merchant of Venice, che è Vanilla Orchid, è molto più femminile, molto più dolce come profumo, mentre Serge Lutin è tutta un'altra musica, è molto più intenso. Ma oggi mi sento più nelle corde questo. Sono profumi di cui, ripeto, vi voglio parlare, racchiudendoli nel video sui miei profumi invernali per le feste invernali. Fatemi sapere sempre se vi può interessare. Adesso io vado di là perché me lo sono lasciato di là e mi spruzzo un pochino di Fix Plus e esco. Ci vediamo dopo, però, perché vi devo dire ancora una cosina. Eccomi qua, ho sistemato anche un pochino i capelli, ci tenevo prima di salutarvi definitivamente a farvi tanti auguri di buone feste, di buon Natale a voi, a tutti i vostri cari, perché non so se riuscirò a registrare altri video e soprattutto ad editarli e pubblicarli prima di Natale e niente, quindi grazie, grazie per il vostro supporto, grazie per esserci sempre, per guardarvi i miei video, anche se ho un canale molto piccolino, ma grazie a voi stiamo crescendo ogni giorno di più e quindi grazie col cuore, noi comunque ci vedremo presto col prossimo video. Un bacio. No.